amplificazione, uno, due, tre, prova, prova di amplificazione. Thank you.
Buongiorno a tutti, spero abbiate riposato bene, qualcuno ha trovato la camera molto calda, altri sono riusciti a sistemarsi con l'apertura delle finestre, qualcuno conserva un po' di mal di testa per questo motivo, ma credo che siamo in grado di affrontare comunque questa giornata di lavori che si prospetta veramente molto ricca rispetto al programma che abbiamo messo in campo. Ci stiamo preparando, avete potuto notare un po' di sguidi tecnici, ma siamo in grado di iniziare subito la preghiera che sarà guidata da Fra Sabino Chialà, monaco della comunità di Bose. Subito dopo ci sarà il momento centrale di questa giornata rispetto alla relazione fondamentale che sarà tenuta da Sua Eminenza il Cardinale Peter Turkson, che è qui in mezzo a noi e che e chiedo a tutti voi di accoglierlo con un applauso. Poi avremo la bella testimonianza, credo nel senso ne sono pienamente convinto, ma con i mezzi della tecnica non si sa mai come si va a finire, da Ahmadiyya nel nord Iraq, da parte di padre Samir. Credo che siamo pronti per poter iniziare questo momento di preghiera. Lascio il posto a chi dovrà guidare. Vieni. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La preghiera allo Spirito Santo la proclamiamo a cori alterni, il primo coro di fronte a me. Soffia in me, Spirito Santo, affinché i miei pensieri possano essere santi. Santo, affinché possa amare solamente ciò che è santo. Fortificami, Spirito Santo, affinché possa difendere tutto ciò che è santo. Proteggimi, Spirito Santo, affinché possa essere sempre santo. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gesù si avviò allora verso il monte degli Ulivi, ma all'alba si recò di nuovo nel Tempio e tutto il popolo andava da lui,
ed egli sedutosi li ammaestrava. Allora gli scribi e i farisei gli conducono una donna sorpresa in adulterio, e postala nel mezzo gli dicono: «Maestro, questa donna è stata sorpresa in flagrante adulterio. Ora Mosè, nella legge, ci ha comandato di lapidare donne come questa. Tu che ne dici?» Questo dicevano per metterlo alla prova e per avere di che accusarlo. Ma Gesù, chinatosi, si mise a scrivere col dito per terra. E siccome insistevano nell'interrogarlo, alzò il capo e disse loro: «Chi di voi è senza peccato, scagli per primo la pietra contro di lei». E chinatosi di nuovo scriveva per terra. Ma quelli, udito ciò, se ne andarono uno per uno, cominciando dai più anziani fino agli ultimi. Rimase solo Gesù con la donna là in mezzo. Alzatosi, allora Gesù le disse: «Donna, dove sono? Nessuno ti ha condannata?» Ed essa rispose: «Nessuno, Signore». E Gesù le disse: «Neanch'io ti condanno. Va ed ora in poi non peccare più». Parola del Signore. La scelta di questo brano così suggestivo, ma anche così problematico, per la sua storia e la sua collocazione, nasce da una convinzione che vorrei chiarire subito, prima di iniziare a commentare il nostro testo. E cioè che la carità, prima che essere azione, è sguardo. La carità, prima che essere azione, è prospettiva. La carità, anche come servizio in vista dello sviluppo dell'uomo integrale, non può prescindere dal guardare. La ragione è presto chiarita. Banalmente possiamo dire che non ci si può prendere cura di qualcuno se non lo si guarda. Ma come vedremo, non si tratta solo di dirigere uno sguardo, ma anche di porsi in una prospettiva anziché in un'altra. Per vivere la carità abbiamo bisogno di esercitarci in questa arte del guardare. E per farlo l'insegnamento di Gesù è quanto mai prezioso. Gesù, un uomo che, stando alla testimonianza dei Vangeli, ha mostrato una straordinaria capacità di visione e dunque di azione, e di azione per il bene dell'altro, per la vita e non per la morte. Quante volte nei Vangeli si sottolinea che le azioni di Gesù seguono cieco dalla nascita, colui che non poteva vedere, cieco appunto. Ma dove il Verbo mostra tutta la sua pregnanza e centralità è nel Vangelo della Misericordia, nel Vangelo secondo Luca, dove le tre ricorrenze del Verbo della compassione, splanchnizomai, sono sempre sistematicamente precedute dal Verbo vedere. In Luca 7,13 Gesù vide la vedova di Nain e ne ebbe compassione. In Luca 10,33
il samaritano vide il malcapitato e ne ebbe compassione. E in Luca 15:20 il padre vide il figlio nella sua lontananza e ne ebbe compassione. Sempre la compassione è possibile laddove c'è visione. Come dice Don Angelo Casati, il Vangelo, se letto nella sua verità, diventa una educazione a vedere. Vedere è quindi il primo atto della carità, ciò che può smuovere una carità autentica, una carità che emerga come esigenza profonda piuttosto che come imperativo etico. La responsabilità del vedere, del non chiudere gli occhi, del non occultare anche a rischio di scandalizzare. Ricorderete ancora tutti quella polemica scoppiata un anno fa intorno alla pubblicazione del piccolo Aylan, il bambino curdo di Kobane trovato morto sulla spiaggia di Bodrum, e la polemica analoga scoppiata intorno a quella che a molti è parsa una tragica riproposizione di quell'evento, il piccolo Mohammed, il bambino Rohingya in fuga dal Myanmar, trovato morto appunto sulle rive del fiume che divide il suo paese dal Bangladesh. Tanta polemica suscitata da chi riteneva irrispettose quelle foto. Certo, il rischio della strumentalizzazione resta e bisogna vigilare, ma quelle foto erano scioccanti perché imponevano di vedere. I numeri non commuovono, a volte neppure i nomi commuovono, i volti sì. Ma questo noi lo impariamo dall'Evangelo. Dunque la responsabilità di vedere e di far vedere è una responsabilità della carità. Carità è anche aiutare a vedere, aiutare a distinguere, a discernere, a dare un nome alle cose e agli eventi. E credo che compito dell'azione caritativa della Chiesa sia anche quella di aiutare a vedere prima e accanto al soddisfare bisogni quanto mai urgenti e concreti. Aiutare a vedere innanzitutto tramite un'informazione che sia il più possibile obiettiva e non strumentale, ma poi soprattutto aiutare a vedere posizionando lo sguardo nella giusta prospettiva. Ed è quest'ultimo elemento che mi ha convinto a scegliere il brano che abbiamo ascoltato per iniziare questa giornata. Un testo nel quale, come vedremo, è questione di prospettiva. La scena descritta da Gesù, da Giovanni, o meglio, dall'autore di questo testo, che come sappiamo non è Giovanni, al capitolo 8, è una scena piena di sguardi. Tutti vedono, ma in modo diverso. E qui sta un'altra particolarità di Gesù rispetto ai suoi interlocutori. Non solo Gesù vede molto spesso, come dicevo, nei Vangeli, ma molto spesso quello che Gesù vede è diverso da quello che vedono gli altri. Il più delle volte Gesù vede altro, o meglio, vede da un'altra angolatura, anche fisicamente, come vedremo nel nostro brano. Siamo dinanzi ad una delle pagine più note e travagliate del Nuovo Testamento, un testo che ha faticato ad essere accettato. I papiri più antichi, i codici più antichi, sapete che non lo riportano, le versioni orientali non lo riportano. Il primo codice che lo attesta è il Beza del V secolo. Inoltre, quando comincia ad apparire, lo si ritrova in Luca dopo il capitolo 21-38, oppure in Giovanni, ma in altre posizioni. Eppure si tratta di un testo antico, come ci ricorda uno scrittore ecclesiastico, Papia di Gerapoli, del II secolo.
Dunque un testo che era conosciuto ma che ha fatto fatica ad entrare, a posizionarsi. Perché questo? Perché questa titubanza dinanzi a un testo pure così bello e affascinante? Non è facile rispondere. Certo, si tratta di un testo che ha sempre fatto problema. Problema all'etica cristiana. Si è pensato che nei primi secoli della Chiesa faceva problema quella misericordia di cui Gesù fa dono alla donna senza condizioni. E poi l'imbarazzo davanti a quella frase, cui ci siamo un po' abituati e l'abbiamo anestetizzata forse, chi è senza peccato scagli la prima pietra, che sembra dare facoltà di giudizio solo a chi è senza peccato. Ma allora chi potrebbe giudicare? Anche nella Chiesa, chi avrebbe il diritto di giudicare? Pensiamo a quanto scalpore ha suscitato quell'affermazione di Papa Francesco, chi sono io per giudicare? È un testo problematico dunque, ma che nonostante tutto è riuscito ad arrivare sino a noi e ancora oggi sta dinanzi a noi in tutta la sua forza dirompente. Una delle più belle pagine, diciamo, sulla misericordia. Sì, ma anche e soprattutto una delle più eloquenti pagine sul particolarissimo modo che Gesù ha di guardare. Sulla prospettiva secondo cui egli si è posto dinanzi a quelle che possiamo considerare le due realtà fondamentali che ogni cristiano è chiamato a mettere in relazione, l'essere umano e la legge. Perché di questo si tratta, un testo nel quale queste due realtà vengono guardate da Gesù da un'altra prospettiva. Gesù si trova nel Tempio ad insegnare, si trova anche nella posizione canonica di chi insegna, seduto, dice l'autore. È seduto, ma una posizione che può essere facilmente equivocata, perché seduto stava anche il giudice. E quel sedere di Gesù viene confuso con la posizione di chi giudica dai suoi interlocutori. Arrivano scribi e farisei che gli conducono un caso da giudicare, con un fare che denota fin dall'inizio violenza e sopruso. Gli conducono una donna, la mettono in mezzo, gli dicono quello che la legge prevede per casi come questi. È chiaro che in quella donna non vi è in quella domanda non vi è nessuna attesa di risposta. Costoro sanno che c'è una legge chiara in proposito, una legge che va solo applicata. Quella donna va lapidata. Ma vogliono sentire quel rabbi che evidentemente si era fatto conoscere per le sue interpretazioni originali della Torah e vanno appunto per metterlo alla prova e per avere di che accusarlo. Il contesto non poteva essere più inquinato e distorto. L'agire di costoro, che pure si appellano alla legge, è un coacervo di violenze contro la donna trattata come un caso e un oggetto, ma anche contro Gesù, da cui non vogliono imparare, ma che vogliono solo accusare. E violenza anche nei confronti della legge, che qui non è più a servizio dell'essere umano. È un primo modo di affrontare i casi umani, ci dice l'Evangelista. È un primo modo di guardare, di posizionarsi dinanzi agli altri. Un posizionarsi che peraltro è confortato da salde conoscenze della Scrittura. Sull'argomento in questione c'è una normativa chiarissima nell'Antico Testamento, cioè nella Torah. Gli scribi e i farisei non dicono il falso. Levitico 20:10 dice chiaramente che l'adulterio è punito con la lapidazione.
Deuteronomio 22:21 ribadisce che i casi di rapporto sessuale fuori dal matrimonio legittimo portano alla lapidazione. E poi abbiamo anche casi concreti in Ezechiele 16 di condanna a morte. Stanno difendendo la Torah costoro, la lettera della Torah, benché con modi e intenzioni che in realtà offendono la Torah. E potremmo già chiederci, per cominciare, se quando si difende l'insegnamento di Dio con modi e intenzioni che non sono secondo il cuore di quell'insegnamento, quella difesa è ancora legittima. Basta dire ciò che sta scritto nella Torah o anche solo nel Vangelo e applicarlo alla lettera per essere certi di cogliere, di proporre il messaggio divino. Tante volte diciamo la verità, ma la diciamo con toni sbagliati e con intenzioni sbagliate. Mi chiedo, è ancora vera quella verità? La disposizione del cuore è davvero indifferente rispetto al valore delle parole e alla loro autenticità e legittimità. Ma torniamo per un attimo al problema del guardare. Anche questi accusatori hanno visto. Hanno visto la donna, hanno visto la legge e hanno visto Gesù. Ma come l'hanno vista? La donna, che pure hanno visto bene, tanto da sorprenderla, coglierla, catalambano il verbo utilizzato dall'Evangelista, in flagrante adulterio, non è percepita come un essere umano, con un volto che porta riflesso il volto di Dio, ma come un caso cui applicare una norma già scritta, che la precede, e cui la storia vera di quella donna non apporta nulla, mentre la parola di Dio è sempre arricchita dalle storie degli uomini. La legge, che pure conoscono a memoria, visto che trovano agilmente il passo adatto al caso, non è testimonianza del cuore pulsante di Dio, ma è un ammasso di norme da cui estrarre sentenze da applicare. E poi Gesù, che vedono seduto a insegnare, in cui non discernono il rabbi venuto a rivelare il volto di Dio, ma un antagonista da mettere in difficoltà. Tutto vero quello che dico, ma è ancora legittimo. E di fronte a loro c'è Gesù, che avrebbe potuto reagire in tanti modi a questo affronto. Gesù avrebbe potuto liberarsi di quella stretta in maniera brillante, percorrendo almeno due strade giuridicamente inoppugnabili. Ad esempio, avrebbe potuto invocare il fatto che in quel preciso momento storico né lui né il Sinedrio avevano facoltà di mettere a morte chicché sia. Ce lo dirà Giovanni poco dopo, al capitolo 18, versetto 31, nel processo di Gesù, quando Pilato, per liberarsi di quell'affare, rimanda il Sinedrio a se stesso dicendo: mettetelo a morte voi. E i capi risponderanno: a noi non è consentito mettere a morte nessuno. Sarebbe bastato appellarsi a questo non diritto. Ma c'è dell'altro, c'è un altro difetto di forma ancora più eclatante. La legge di Mosè, esplicitamente menzionata da scribi e farisei, comandava di lapidare non la donna, come ripetono costoro. Il testo dice, Levitico 20:10, l'adultero e l'adultera dovranno essere messi a morte. Dunque l'uomo prima della donna. Gesù avrebbe potuto reclamare l'uomo, che doveva esserci peraltro, visto che la donna, come specifica non a caso il testo, era stata colta in flagrante adulterio. E capiamo che non è casuale quella specificazione. Per uscirsene d'impiccio sarebbe bastato a Gesù dire che manca l'imputato principale.
Ma Gesù non scende al livello dei suoi oppositori, perché qui la distanza è radicale. Non si tratta di trovare aggiustamenti o interpretazioni più o meno legittime. Qui il problema è appunto di prospettiva. Gesù vede quella donna altrimenti da come la vedono i suoi oppositori. E per suggerire quella distanza ecco una serie di gesti molto precisi con i quali egli articola la sua risposta. Gesù si piega e scrive. Due gesti ripetuti per due volte, non a caso. E al centro la parola: chi è senza peccato scagli per primo la pietra contro di lei. Estremamente importanti sono i gesti del piegarsi e dello scrivere. Due gesti con cui Gesù osa suggerire un altro modo di guardare all'essere umano e di guardare alla legge. Innanzitutto, dice il testo, si piegò a terra, kato kypsas, e poco oltre ancora si piegò a terra, palin kata kypsas. Prima di parlare, Gesù cambia di posizione. Era seduto, atteggiamento del maestro, ma che stava diventando quello del giudice nell'immaginario dei suoi interlocutori. Abbandona il seggio e si mette significativamente al livello più basso di tutti. Immaginiamo la scena di una piccola folla di persone in piedi e uno solo che sta per terra, proprio il maestro. Vari padri della Chiesa hanno dato a questo gesto un valore teologico. Vi hanno visto l'umiliazione del Figlio nell'incarnazione e nella morte. Ma al di là del significato simbolico è importante cogliere l'immagine. Per dire una parola, Gesù sente il bisogno di piegarsi, di scendere e di abbassarsi. Sente il bisogno di guardare a quell'essere umano anche fisicamente da un'altra prospettiva, dal basso verso l'alto, di mettersi ai piedi di quella donna. E ripete quel gesto per due volte, come se volesse quasi invitare i suoi interlocutori a seguirlo, quasi a dire: venite a vederla da quest'altra prospettiva e forse capirete di che cosa io parlo. Per lui non si trattava dunque solo di trovare l'interpretazione più intelligente, più originale, più geniale. Non è di quello che i suoi interlocutori avevano bisogno e noi abbiamo bisogno. Avevano bisogno di guardare all'essere umano dal basso verso l'alto e non dall'alto di un seggio di giudizio verso il basso. È tutto un altro modo di vedere le cose. Sono solo delle immagini, ma che dicono molto. E poi c'è il secondo gesto di Gesù. Gesù scrive per terra, anche questo un gesto ripetuto. Si mise a scrivere con il dito per terra, al versetto 6, e poco oltre scriveva per terra, versetto 8. Se il primo gesto riguarda il posizionarsi di Gesù rispetto all'essere umano, questo secondo si riferisce alla legge. Il posizionarsi di Gesù rispetto alla Torah. Gesù non rinnega la Torah, lo sta scritto, anzi, lui stesso scrive, e sapete che questo è l'unico luogo in tutti i Vangeli in cui si dice che Gesù abbia scritto. Fortunatamente non sappiamo cosa. E scrive, dice il testo, con il dito. Una specificazione anche questa è importante. Perché quel dito rimanda a che cosa? Al dito di Dio con cui aveva scritto le tavole della Torah sul Monte Sinai in Esodo 31:18. Come Dio aveva scritto due volte con il suo dito le tavole, Esodo 32:15 e 34:1,
perché le tavole erano state spezzate e Dio ha dovuto riscriverle, Gesù riscrive per due volte. Il riferimento è chiarissimo. Ma cosa vuol dire con questo l'Evangelista? Gesù con il suo gesto richiama la legge, ma anche questa volta invita i suoi interlocutori a guardarla da un'altra prospettiva. Questa volta la legge non è scritta sulla dura roccia, ma sulla tenera terra, quella terra di cui l'essere umano è plasmato, peraltro. Non solo, quella legge non scritta, non è scritta al di sopra dell'uomo per schiacciarlo, ma è scritta ai suoi piedi per servirlo. Altrove Gesù dirà: non l'uomo per il sabato, ma il sabato per l'uomo, che qui potremmo parafrasare: non l'uomo per la legge, ma la legge per l'uomo. E mi chiedo se siamo ancora capaci di far capire questo quando annunciamo le cosiddette esigenze di Dio, delle esigenze che sono a servizio della vita dell'uomo e non una restrizione della vita dell'uomo. Anche qui è questione di sguardo. Sì, la legge, ma quale legge? E soprattutto come guardare alla legge? Ecco i due elementi da mettere in dialogo: l'essere umano e la legge, la donna e la parola su di lei. Ma il come di questo incontro è tutto da ricomprendere. Da una parte c'è il modo dei scribi e farisei di tutti i tempi, e dall'altro c'è il modo, la prospettiva di Gesù, che si piega e scrive per terra, guardando la donna dal basso e scrivendo quella parola per lei ai suoi piedi. Gesù non è venuto per aggiungere leggi, per scrivere nuove pagine, ma è venuto a indicare una nuova prospettiva, un nuovo modo di mettere in relazione l'essere umano e la legge. Due elementi da guardare, da mettere in relazione tramite il discernimento, altro grande tema di questa stagione ecclesiale, una fatica alla quale non è possibile sottrarsi, a costo di perdere la qualità ecclesiale di una comunità. Un discernimento fatto in ginocchio, come Gesù mostra. Chi può dire una parola di discernimento? Chi può interpretare rettamente la parola di Dio? Il testo sembra dire: solo colui che è capace di piegarsi in basso e di misurare l'abisso. Solo dal basso si può discernere. Gesù si era piegato, quasi invitando i suoi interlocutori a guardare da quella prospettiva, ma non lo avevano seguito. La prima parte dell'esercizio non funziona. Gesù aspetta e tace. Ma loro insistono, dice l'autore, e allora Gesù passa ad una seconda via, che forse avrebbe voluto risparmiare a quegli scribi e farisei, perché in fondo sono esseri umani anche loro, e Gesù ama gli scribi e i farisei, come ama il figlio maggiore della parabola dei due figli. Non sono riusciti ad entrare nel dramma di quella donna loro simile, e allora prova a vedere se riescono a entrare nel proprio dramma, nel dramma del proprio peccato. Chi è senza peccato? Scagli la prima pietra. A volte solo quando vediamo all'opera in noi il male siamo capaci di misurare tutta la sua forza avvilente. Quando la vediamo sull'altro non ne capiamo gli effetti devastanti. Ed è bello vedere che Gesù tiene questa possibilità come ultima razio, perché sa che sarà per coloro che la ascoltano la più dolorosa, la più umiliante delle esperienze, soprattutto per i più anziani, che per primi devono abbandonare il campo. Una forma di delicatezza da parte di Gesù
che non può non commuoverci ancora. Vi ricorre solo perché insisto. E l'ultima scena si apre con gli accusatori che abbandonano anche loro quel tribunale improvvisato. Pian piano il tribunale si sguarnisce. La seconda scena si era aperta con Gesù che aveva abbandonato il seggio, era sceso piegandosi. Alla fine è riuscito a far scendere anche gli accusatori. Il tribunale si è dissolto. Sono rimasti solo Gesù con la donna che è ancora in mezzo, dove l'avevano messa scribi e farisei. Non si è spostata di un passo, puro oggetto fin qui. E qui Agostino ci regala quel commento straordinario, relicti sunt duo, misera et misericordia. Ma finalmente c'è l'incontro. Dopo l'affanno di uomini che si accusano e si affaticano per distruggersi gli uni gli altri, con trabocchetti e ipocrisie varie, ecco che ci sono due esseri umani che si incontrano in una scena di grande pace. La donna è rimasta ancora nel mezzo, ma non più per esservi accusata, bensì per riottenere tutta la sua dignità al centro, come spetta ad ogni uomo, a ogni creatura. E in quella solitudine silenziosa risuona la domanda di Gesù che ha dello straordinario. Donna, dove sono? Nessuno ti ha condannata? Curiosa domanda, come di chi non sa, eppure è lì e vede. Ma Gesù chiede perché sia la donna stessa a prendere la parola e a pronunciare la sua sentenza, finalmente non più oggetto, neppure della misericordia deve essere oggetto, ma soggetto. È un'adultera. Ma resta sempre un essere umano per Gesù e deve dire lei stessa per sé. E dunque è da se stessa che dirà quella parola che è anche un grido di vittoria. Nessuno, Signore. È un grido di vittoria. È la salvezza che entra nella sua carne, la sente e la proclama. In verità lì c'è ancora qualcuno, il lettore lo sa bene, che è senza peccato. E che potrebbe scagliare quella pietra? Gesù. L'autore del brano sembra voler creare ancora un momento di suspense, quasi a dire, ma Gesù che farà a questo punto? L'interrogativo presto però si scioglie, neanch'io ti condanno. Chi vorrebbe giudicare e condannare, dice il testo, non può farlo. Chi invece potrebbe farlo, non vuole farlo. In Giovanni 8,15 Gesù dirà: voi giudicate secondo la carne, io non giudico nessuno. Chi sono io per giudicare? L'uomo religioso, i Vangeli ce lo ricordano a più riprese, è costantemente tentato di prendere il posto del giudice, di sedersi su quel trono che Gesù rifiuta. È anche per questo che il nostro testo ha fatto fatica ad essere accettato nella Chiesa. Anche perché la conclusione non può apparire più deludente. Gesù alla donna dirà solo: neanch'io ti condanno, va e non peccare più. Un testo che resta aperto, in cui Gesù non impone nulla, ma che solo offre il ricordo di uno sguardo dal basso e di una parola scritta ai piedi. Se quella donna saprà ricordare quello sguardo dal basso e quella parola scritta ai suoi piedi, la conversione sarà possibile come risposta, non come condizione. E dunque, in conclusione, la carità come uno sguardo responsabile sulla realtà. La carità come prospettiva altra da cui scorgere l'essere umano e la parola del Signore, la legge, prima ancora che fare e agire.
Credo che questo sia un impegno cruciale nel mondo di oggi, in un mondo soggetto a così tanti cambiamenti e direi anche soggetto a così tanti tradimenti dell'umanità. Compito della carità è riorientare, aiutare a riorientare lo sguardo, a vedere la realtà da un'altra prospettiva e a vedere la legge, la parola del Signore da un'altra prospettiva. Credo che vi sia qui una delle più grandi sfide per la Chiesa del nostro tempo. Servire l'umanità di ogni essere, inchinarsi davanti a essa, davanti a quella pura umanità, quali che siano le sue ferite e i suoi bisogni, poveri, carcerati, migranti, rifugiati, e quali che siano le sue coloriture esteriori, culture, religioni o convinzioni. E in questo piegarsi, portare con sé quanto di più caro la Chiesa ha, la memoria del suo Dio, la sua parola contenuta nelle Scritture, colte come una parola che si pone al servizio di quell'umanità, una parola che non si sente umiliata quando è trascinata in basso. In basso, per terra, la parola di Dio sta bene, è al suo posto, ai piedi dell'essere umano. Perché solo lì potrà autenticamente dialogare con l'essere umano al cui servizio è stata voluta dal Creatore. Perché allora in quella umanità ferita sarà possibile scoprire le membra di Cristo, il suo volto, come ricorda Giovanni Crisostomo quando dice: se vuoi vedere l'altare, guarda alle membra di Cristo. Il corpo del Signore, corpo dei fratelli poveri e ultimi, è per te l'altare, veneralo. È più importante l'altare dei poveri che l'altare del culto. L'altare dei poveri non tiene su di sé il corpo di Cristo, ma è il corpo di Cristo. Vuoi onorare l'altare? Per strada, quando incontri un bisognoso, quello è l'altare su cui celebrare la liturgia della condivisione, dell'amore concreto, della comunione. Per noi cristiani non c'è davvero altare separatamente dall'uomo, non c'è legge separatamente dall'uomo. Questo non vuol dire sminuire l'onore dovuto a Dio, relativizzare le esigenze del Vangelo. Perché come ricorda Sant'Ireneo, la gloria di Dio è l'uomo vivente. Dio non conosce altra gloria che la vita dell'uomo. Ogni volta che guardando un essere umano ne scorgiamo il valore unico e ne sappiamo onorare e sostenere la dignità, noi diamo gloria a Dio, cioè a colui che l'ha creato. Ci mettiamo in piedi, proclamiamo insieme la preghiera. Donaci, Signore, i tuoi occhi e il tuo cuore per saper vedere e capire dove urge amore, dove insistere la giustizia e come costruire la pace, quando compiere le prime cose e aiutare le corone, quando
Signore sia con voi. Benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Benediciamo il Signore. Ringrazio vivamente Fra Sabino Chialà, la carità come uno sguardo responsabile sulla realtà. Compito della carità è aiutare ad orientare questo sguardo sulla realtà. Vorrei insieme con voi ringraziare vivamente Fra Sabino con un applauso. Chiedo adesso a Sua Eminenza il Cardinale Francesco Montenegro di prendere posto qui sul tavolo di presidenza, insieme a Sua Eminenza il Cardinale Peter Turkson. Francesco. Accogliamo il Cardinale con un applauso. Chiedo anche a Paolo Becegato di prendere posto qui per guidare questo momento. Voglio dire grazie a nome mio, a nome di tutti, al Cardinale per la sua presenza in mezzo a noi. Il Papa ha varato una nave, al timone è stato messo il Cardinale. È un'avventura, un viaggio nuovo, un viaggio a cui siamo chiamati tutti ad essere partecipi. Ecco, noi vogliamo dire al Cardinale che su quella nave ci siamo anche noi, ma non come viaggiatori, siamo anche noi marinai, che hanno voglia di fare questo viaggio e di arrivare lontano. Lo ringraziamo per questo suo coraggio
nell'affrontare un viaggio nuovo e nell'impostare una nuova congregazione. E lo ringraziamo perché ci fa il dono di essere tra noi e all'inizio, al battesimo del suo cammino, ed è bello per noi farci sentire vicini e nello stesso tempo sentirci coinvolti in questa avventura. Buon lavoro, che possa davvero questo viaggio portare lontano lei e la Chiesa, e sa che in questo impegno, in questa navigazione, si può essere ricchi di tanta gente che ha voglia di amare e ha voglia di servire, dopo aver visto, così come ci ha consigliato Fra Savino. Grazie Don Franco, grazie a voi di essere qui questa mattina. Oggi abbiamo questa sessione con questa relazione fondamentale. Avete visto l'impostazione, il convegno quest'anno è, appunto, come diceva Don Francesco, nuova, insomma, innovativa. Prendo anche le parole del nostro Cardinal Montenegro. Questi giorni sono giorni di ricorrenze molto simboliche, con un alto valore simbolico, quindi rendono questi giorni così particolarmente importanti. Già è stato citato il 25 marzo, sabato scorso, la firma dei trattati di Roma 60 anni fa, e la questione europea verrà affrontata, l'abbiamo posta, insomma, tra le questioni al Cardinal Turkson. Domenica, l'altro ieri, era proprio l'anniversario della pubblicazione della Populorum Progressio. Sapete che la Caritas Internationalis è citata, avete nel depliantino, per la prima volta in un'enciclica, proprio nella Populorum Progressio, al numero 46, chiamandola la nostra Caritas Internationalis. Questo era l'affetto che rivolgeva Paolo VI a Caritas Internationalis, e da lì a 4 anni avrebbe fondato Caritas Italiana. Poi il giorno prima, il 24, venerdì, era l'anniversario dell'assassinio di Monsignor Romero. Quest'anno è anche il 100° della sua nascita, si ricorderà in agosto. Procede anche il processo di canonizzazione. E quindi, in qualche modo, dietro queste ricorrenze, dietro queste memorie che si fanno attualità, vi sono interrogativi che poniamo al Cardinal Peter Turkson, cioè quale Chiesa oggi in questa storia, l'esempio di Romero è in qualche modo emblematico in tal senso, quale Europa, quale sviluppo umano integrale, che è poi il titolo scelto per la sua relazione. Volevo così alleggerire il clima raccontandovi anche un aneddoto, poi cedo senz'altro la parola. Io ho conosciuto il Cardinal Turkson nell'ottobre del 2009, quando ho avuto così il privilegio di essere uditore al Sinodo africano. E il Cardinal Turkson, allora arcivescovo del Ghana, era il relatore principale, con una relazione di taglio biblico, teologico, che in qualche modo introdusse tutti i lavori di 3 settimane di lavori, presente Papa Benedetto tutti i giorni, veramente toccanti. Non vi dirò più di tanto dell'Assemblea Speciale, la seconda Assemblea Speciale per l'Africa, il Sinodo dei Vescovi, la Chiesa in Africa al servizio della riconciliazione, della giustizia e della pace. I documenti sono veramente rilevanti non solo per l'Africa ma per tutta la Chiesa. Appunto, vi racconterò un piccolo aneddoto. Venivano sempre dati gli avvisi parrocchiali, diciamo così, alla fine di ogni sessione. E alla fine di una sessione venne dato questo annuncio. Smarriti un rosario, un paio di occhiali e un cellulare. Chi li avesse smarriti venga a cercarli qua. E questa immagine di questo rosario, di questo paio di occhiali e di questo cellulare in qualche modo riassumono, penso in modo simpatico, sia il sinodo sia un po' anche quello che chiediamo al nostro Cardinal Peter Turkson, e cioè il rosario, la nostra dimensione spirituale. Gli occhiali, si è detto, il primo atto di carità è lo sguardo, il guardare con attenzione, il soffermarsi a guardare. E poi il cellulare, il comunicare. C'è stato anche il documento ad extra, che è stato anche un po' travagliato e abbiamo vissuto insieme quei momenti. E allora grazie al Cardinal Turkson di essere qui tra noi, gli abbiamo posto delle domande molto complesse, molto ampie, e senz'altro a lei la parola. Grazie. Thank you.
Buongiorno a tutti voi. Sappiamo che siamo nel, ecco, questo periodo di Quaresima, facciamo tutti noi penitenza e questa mattina vi invito a fare un'altra penitenza ascoltando un italiano un pochettino afro-inglese, quindi può essere un po'... un po' difficile stavolta, ma farò il mio meglio. Eminenze, eccellenze, cari padri, reverendissimi padri, cari amici, fratelli, ringrazio innanzitutto di cuore per questo invito a condividere questa esperienza, questo convegno con voi. Come addirittura diceva Sua Eminenza e poi il nostro moderatore qui, questo anno è un po' molto particolare per noi. Nominato alla fine di questo sinodo africano, di cui ha parlato pochi istanti fa il nostro moderatore, ero nominato presidente di Giustizia e Pace. Ottobre 2009, e ho dovuto tornare a casa per affidare l'arcidiocesi nel mano del vescovo ausiliare per poi tornare a Roma, che l'ho fatto in gennaio 2010. Quindi tutti noi in questo dicastero aspettavamo con un po' di grande desiderio la celebrazione del 50° anniversario della creazione di questo dicastero, che dovrebbe essere questo gennaio. Ma poi in agosto viene il motu proprio del Papa Francesco, che diceva che da 31 dicembre cessano ad esistere Giustizia e Pace, Cor Unum, operatori sanitari e dicastero per migranti. Quindi quel 50° anniversario non poteva essere celebrato da un'entità che è già morta. Ma per fortuna abbiamo poi questo dicastero nominato al servizio dello sviluppo umano, che in italiano diventa di nuovo Humanam Progressionem. Per fortuna abbiamo trovato questo anno un'altra celebrazione che ci consente un'altra celebrazione di 50°, che è stata la pubblicazione di questa enciclica Populorum Progressio. Quindi è tornata la celebrazione di 50°, che celebreremo il 3 e 4 di aprile questo anno a Roma, nell'aula del Sinodo, invitando tutti i membri dei quattro dicasteri. Quindi sarà un'occasione per noi per ringraziare tutti i membri e consultori di questi quattro dicasteri, e poi c'è anche una specie di congedo, perché non troveranno più tutti questi come membri e dicasteri. Quindi questa è l'eccezione. In questo proprio, preparandoci per questa celebrazione, è arrivato l'invito a stare qui questa mattina con voi, perché volete pure voi discutere questo tema: quale sviluppo umano integrare. Quindi ho accettato con piacere l'invito a partecipare a questo convegno nazionale della Caritas diocesana dal titolo "Per uno sviluppo umano integrare", e saluto e ringrazio il presidente di Caritas italiana, il cardinale Francesco Montenegro, e tramite lui tutte le Caritas che sono in Italia e che svolgono quotidianamente un prezioso lavoro pastorale al servizio dell'intera Chiesa e dell'intera umanità. Come saprete, sono ora alla testa di questo nuovo dicastero
della Curia Romana, che è l'accorpamento di quattro dicasteri. Avevo proprio voluto presentarvi un organigramma che abbiamo appena sviluppato per unire questi quattro dicasteri, perché abbiamo deciso già dall'inizio di non fare creare un conglomerato di quattro dicasteri, ma di divisionare nuovamente il compito di questi quattro dicasteri in tale maniera che avremo un organismo, diciamo, unico per svolgere i compiti che questi quattro dicasteri svolgevano prima. Il dicastero, vorrei allora farvi sentire un pochettino alcuni degli obiettivi di questi dicasteri. Il primo, secondo lo statuto, dice: il dicastero per il servizio dello sviluppo umano integrale assume la sollecitudine della Santa Sede per quanto riguarda la giustizia e la pace, incluse le questioni relative alle migrazioni, la salute, le opere di carità e la cura del creato. Il secondo articolo di questo statuto dice: il dicastero promuove lo sviluppo umano integrale alla luce del Vangelo e nel solco della dottrina sociale della Chiesa. A tale fine, esso intrattiene relazioni con le conferenze episcopali, offrendo la sua collaborazione affinché siano promossi i valori concernenti la giustizia, la pace, nonché la cura del creato. Ora, prestate un po' di attenzione. Il terzo articolo dice: il dicastero esprime pure le sollecitudini del sommo pontefice verso l'umanità sofferente, tra cui i bisognosi, i malati, gli esclusi, e segue con la dovuta attenzione le questioni attinenti alle necessità di quanti sono costretti ad abbandonare la propria patria o ne sono privi, gli emarginati, le vittime dei conflitti armati e delle catastrofi naturali, i carcerati, i disoccupati e le vittime delle forme contemporanee di schiavitù e di tortura e le altre persone la cui dignità è a rischio. Bene, come capirete ancora meglio perché ho accettato di incontrarvi venendo al vostro convegno organizzato proprio sul tema dello sviluppo umano integrale. Chiunque siete qui questa mattina, responsabili di centri d'ascolto, esperti tecnici, direttori diocesani, cappellani, addetti alla comunicazione e alla logistica, chiunque siete voi delle Caritas diocesane e forse di alcune Caritas parrocchiali o del coordinamento nazionale, sapete benissimo cosa intende il Santo Padre come per l'umanità sofferente. Lo sapete perché avete quotidianamente, per così dire, le mani in pasta. Ma chi vi lo fa fare? Cosa vi spinge e da dove viene la vostra motivazione? Ciascuno di voi sicuramente avrà la sua risposta. Ciascuno di voi potrebbe spiegare come nella sua storia personale si sono mischiate in una ricetta unica dosi di fede, di senso civico, di solidarietà, di compassione, di fratellanza, di gratitudine per un aiuto a sua volta ricevuto e che si vuole in qualche modo
ripagare e via dicendo, dicendo. Fatto sta che siete oggi qui, dopo due quasi millenni di solidarietà e assistenza dispensata da cristiani. Molto presto, come dice lo storico tedesco Karl Bielmeier, i cristiani si fecero rimarcare per la loro attenzione nei riguardi di chiunque. La dignità umana apparteneva a tutti gli uomini. Non era la dignitas di qualche nobile o un valoroso romano nei tempi antichi che merita un particolare riguardo in una società schiavivista dove il neonato, se non piace al pater, vi poteva essere anche abbandonato. E negli ultimi decenni, diciamo almeno dell'epoca del Concilio Vaticano II, i cattolici si sono fatti rimarcare per la precocità del loro pensiero e delle loro azioni che, seguendo gli insegnamenti dei papi, hanno impostato in modo olistico. Curare un ammalato non è sufficiente per averne cura. Dare qualche soldo non è sufficiente per combattere la povertà o per aiutare una donna incinta disperata. Si può e si deve fare qualcosa in più. C'è tutto un contesto al quale ci si deve interessare e nel farlo si deve sempre rispettare e promuovere la dignità di ciascuno né per aiutare una famiglia cronicamente indebitata. Cari amici, dicevo precocità nell'insegnamento dei papi, perché già c'era la preoccupazione per l'integralità, diciamo, di sviluppo, quando l'ONU ancora non parlava di sviluppo sostenibile. C'è oggi la preoccupazione per l'ecologia integrale quando l'ONU tenta a rilanciare il suo sforzo per lo sviluppo sostenibile. E dopo la maldestra pista della Green Economy nel 2012 ha preparato una nuova serie di obiettivi per lo sviluppo sostenibile, i cosiddetti SDGs o sviluppo sostenibile, obiettivi di sviluppo sostenibile. Mi permette di indicare un pochettino le grandi differenze. Sicché parliamo di sviluppo sostenibile, ci sono due organismi nel mondo, come sapete, che parlano pure, che usano lo stesso linguaggio. Sempre nel seno dell'ONU c'è il gruppo che si chiama Partenariato per lo sviluppo per ONU, in inglese sarebbe UNDP, che fanno ogni anno un rapporto che si chiama Rapporto per lo sviluppo umano. E questo lo fanno ogni anno. Vedremo un po' quale senso, cosa intendono con lo sviluppo umano. E poi vedremo brevemente anche il senso di sviluppo nel cosiddetto obiettivi di sviluppo sostenibile. Cominciando prima di questi rapporti del sviluppo umano. Da 1990, ONU è solito pubblicare annualmente un rapporto sullo sviluppo umano per dirigere questa volta l'attenzione dei governi e politici sullo sviluppo umano in sé. Almeno fino a quel momento la crescita economica è stata vista come il segno di salute di un paese. Questo è un sviluppo molto importante dal nostro punto di vista, del momento che invitava persone a pensare di mettere lo sviluppo umano al centro
e non più qualche indice economico. I rapporti dell'ONU sullo sviluppo umano sono utili in quanto costantemente sottolineano quello che vogliamo qui sottolineare, cioè il guadagno economico è solo un bene strumentale, non costituisce da sé e solamente lo sviluppo umano. Uomini, donne e bambini devono essere al centro di attenzione con sviluppo tessuta intorno alla gente, non le persone intorno allo sviluppo. In questo senso, l'obiettivo principale dei rapporti è quello di vedere lo spostamento dell'attenzione dello sviluppo economico verso lo sviluppo umano. Ma la differenza consiste in questo. Per questi rapporti di ONU, la chiave era accesso equo allo sviluppo, quindi una scelta più ampia per le diverse popolazioni. L'accesso a una scelta più ampia consisteva per loro il segno di questo sviluppo umano. Per la Chiesa andrà un pochettino avanti. Il secondo sviluppo nel mondo era quello degli obiettivi sostenibili che seguiamo questi giorni. Quando 4 dicembre 2014 il segretario generale dell'ONU, Ban Ki-moon, ha presentato la sua relazione di sintesi per l'Assemblea generale dell'ONU, per lui questa è stata considerata una versione anticipata